Seconda parte del Bianco e Rosso TV Sport con Edoardo Gallo, Gianluca Frascati, però abbiamo anche un ascoltatore in linea. Pronto? Ciao Cristian, sono Miro da Capurso. Ciao Miro. Di che parliamo oggi, Cristian? Di cosa vuoi? Sempre delle solite cose, parleremo ancora per i prossimi decenni, sempre delle solite cose. Speriamo di no, dai, Fin speriamo. quando, no, io penso di sì, fin quando non se ne andranno i Matarrese da Bari, continueremo a parlare sempre delle solite cose. Quindi che a gennaio venderemo, che non ci sono soldi per poter fare una programmazione, e quindi io, come tanti altri, mi auguro che il Bari possa fallire, ma non per il Bari, non per il Bari, per il bene del Bari, però mandando via i Matarrese. Solamente in questo modo potremo essere liberi di poter fare una nuova programmazione, ricominciare anche dai dilettanti. Però con un programma serio e vedrai che lo stadio si riempie e che ci tornerà il massimo dell'entusiasmo. Grazie. Volevo salutare mio fratello Alessandro, Franco e Manzotin. Grazie Miro per il tuo intervento, Edoardo, però è anche vero che sino a questo momento non si è affacciato nessuno in maniera concreta, nessuno davvero ha mostrato poi interesse verso questa società. Ah, va bene, parlavamo anche a telecamere spente. Le persone che si sono. Non so se è giusto chiamarle persone. Queste cordate che sono affacciate per l'eventuale acquisizione non avevano nessun connotato di serietà. Questo va dato atto che comunque. Però rendiamoci anche conto, insomma, che con questa massa debitoria solamente un folle si potrebbe. Oppure qualcuno che acquista a costo zero. Non ci dimentichiamo anche da dove proviene questa proprietà. Cioè, questa proprietà da dove ha preso le redini della S. Bari? Quindi questo non ce lo dobbiamo dimenticare, per cui se c'è qualcuno che viene a farlo affare, probabilmente ci sta, lo fa. Però, ripeto, è difficile, ma se il costo deve essere quello di partire da una categoria inferiore, io non credo che, sì, adesso c'è il lodo Petrucci, quindi possiamo fare una trasmissione a parte, però non Certo. credo che partiremo dai dilettanti, ripartiremo da una Lega Pro. Io credo che con un azzeramento totale si può rifondare, insomma. Ovviamente mi dispiace dirlo, non in questo stadio, perché questo stadio è tremendamente Bisogna verificare brutto, anche, è bisogna verificare anche lo tremendamente stadio. triste. No, vabbè, Bisogna lo verificare. stadio ce l'abbiamo, viene utilizzato per altre cose, per fare altri sport, e qui purtroppo dobbiamo tirare in ballo anche l'amministrazione comunale. Abbiamo visto l'esempio diciamo, la trasferta che abbiamo fatto ad Andria, che Sì. poi era una partita in casa, il pubblico barese si è fatto Potete sentire, quindi sentire, uno stadio più piccolo, con uno più stadio più accogliente. Beh, piccolo, quindi può essere il tredicesimo io giocatore in sono per campo. il modificare alla fine lo stadio Io San sono per Nicola. gli stadi senza pista Sì, atletica. assolutamente. Abbiamo un ascoltatore in linea, pronto? Sì, ciao Cristian, sono Marino, saluto i due ospiti. Ciao Marino. Ciao Allora, Marino. partiamo dal presupposto che io scendo, io sono tifoso del Bari, non Sì. della S. Bari, quindi io voglio il bene del Bari e non il bene della S. Bari, perché se siamo un po' lungimiranti con la memoria, il buon Matarrese, quando c'è stato il periodo delle vacche grasse, non si è mai piegato nessuno, anzi le istituzioni li ha sbeffeggiate, ha detto io qui, io lì. È praticamente come se vogliamo andare in Romania, Ceausescu aveva problemi e chiedeva un favore al popolo. Che facevano? Glielo facevano sto favore? Non credo proprio. Ormai Matarese si è fatto terra bruciata. Dobbiamo solamente aspettare che vada via. Nessuno gli pagherà i debiti. Soffriremo, ma rinasceremo, perché tanto andare avanti così è spegnersi piano piano, piano piano, per poi andare a finire dove? Grazie, arrivederci. Grazie per il tuo intervento. Beh, Antonio Matarese ha detto non faremo mai fallire il Bari, però ovviamente continuare comunque con questa, tra virgolette, programmazione, perché programmazione non è, lentamente ovviamente si finisce davvero. Sì, diciamo che poi subentra un po' di apatia anche da parte della. Sì, Può subentrare un po' di apatia anche da si parte naviga nella della stessa mediocrità, quindi. proprietà. Si naviga comunque, si galleggia più che altro, Sì, però sì, sì. da parte loro ci si mette sempre in evidenza il fatto che non, insomma, non vengono aiutati, che le istituzioni, soprattutto anche, parlavamo prima, della struttura dello stadio, che comunque insomma, è abbastanza vetusta e secondo me comunque non aiuta neanche lo spettacolo. E Sì, in questo è vero. momento va ad ampliare ancora di più la freddezza e la distanza tra il pubblico e la squadra, perché questa pista d'atletica per me è proprio, cioè, 20 improponibile. milioni di euro di debiti con l'erario, ma poi questo bere effettivamente vale 20 milioni.
Ma questo Bari ha comunque una buona parte di giocatori di proprietà e sono dei giocatori che sicuramente, voglio dire, potrebbero avere del mercato. È altrettanto innegabile che non riuscirebbero le eventuali cessioni a coprire interamente quello che è il monte debitorio. Bisognerebbe, a mio avviso, cercare di trovare quantomeno un concordato tra chi vende e chi compra. Se c'è l'interesse a vendere e c'è l'interesse a comprare, a mio modo di vedere, comunque una soluzione si trova anche dilazionando i pagamenti, cercando di mettere sul mercato la risorsa umana che poi sono praticamente i calciatori, cercando di abbassare il più possibile i costi della gestione sportiva. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Ciao Daniele. Ciao Daniele. Cristian, questi problemi che vengono sollevati verso la società, giustamente, perché non sono stati sollevati al primo anno di Ventura? Cioè, questo è da riflettere. Io poi volevo allacciarmi a un'altra considerazione che è successo circa 30 anni fa. Penso che Edoardo sa qualcosa. Ti ricordi di Anconetani cosa diceva Mattarrese? Grazie, ciao. Grazie per il tuo intervento, Daniele. Edoardo, No, non so se... preferisco non dirlo. Me la ricordo quella frase nelle spogliette del San Nicol, però Beh, sì. È una preferisco. frase celebre, È una delle tante, delle 100 diciamo. Vabbè. frasi celebri. Ma Zero... Sì, vai, piuttosto, Edoardo. per la spalmatura, Sì. io facevo adesso una riflessione. Cercavano addirittura una Ma spalmatura no, ma io in dico, 15 tanto anni comunque del un povero debito. Cristo adesso ha una cartella esattoriale, può, diciamo, dilazionare in 72 mesi. Allora, perché non hanno incominciato la strada della spalmatura ai 15 anni, già all'inizio della trattativa con il Ministero delle Finanze, con l'Agenzia delle Entrate, con gli enti previdenziali? Si poteva tentare quella strada, anche perché Lotito ha fatto la stessa cosa a Roma. Quindi adesso, evidentemente, si devono essere rifatti i conti e questa spalmatura in 5 anni non è bastata e si poteva programmare prima. Ci sono, io credo che ci siano valenti professionisti che seguono il Bari. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Salve, sono Tonio degli Amici della Sud, Ah. saluto gli ospiti e Ciao parlo Tonio. ufficialmente. Ciao. Ciao. Salve. Io volevo dire che Mattarese sta cercando di spalmare i debiti in 15 anni, Certo, come gli è sì. stato permesso di farlo anche alla Lazio, e se ci riesce, poi noi risolviamo quasi il 50% dei nostri problemi. Però la I situazione non nostri si risolve. problemi Sì, che magari si riesce ad derivano, andare avanti in maniera un po' più serena, però i un problemi po' più restano, serena, eh. un po' più tranquilla, possiamo fare anche mercato. I nostri problemi derivano da quello che è successo, non solo da ciò che hanno sbagliato i Matarrese, ma dobbiamo fare anche mente locale di gente che ci ha truffati, tipo Masiello e tutto il resto dei giocatori. E poi volevo dire anche un'altra cosa, che se noi cercheremo a gennaio, venderemo sì, però non compreremo, avremo anche altri giocatori in prestito che potranno sostituire degnamente i partenti. Grazie per il tuo intervento. Sì, magari può arrivare qualche giocatore in prestito, però se vai già ad indebolire una squadra come questa, poi alla fine rischi di dover lottare per non retrocedere sino alla fine. Conosciamo bene i mercati di riparazione, di rafforzamento di gennaio, almeno gli ultimi 5. E poi non è facile, comunque c'è una struttura già avviata, l'allenatore li deve inserire, ci metterà un po' di tempo. Anche perché non arriverebbero giocatori pronti già per dare un contributo importante. Quindi Vabbè, dobbiamo andare in pubblicità. Tra poco con la terza ed ultima parte del Bianco e Rosso TV Sport parleremo anche del Terlizzi e del campionato di eccellenza pugliese. Tra poco.